Il camminatore che vedete avvicinarsi alle mie spalle con tanto di bastoni da trekking sta viaggiando da molto tempo perché è partito da lontano, dalla Sicilia. Lui è Stefano Cascavilla. Il Ponte Reale, su cui ha appena transitato, gli consente un doppio passaggio, oltre a quello sul fiume Volturno, un altro, metaforico, tra le pieghe della storia che va dai Borbone, quel ponte fu fatto costruire da Carlo III, attraverso il Risorgimento, fino all'Unità d'Italia. Il suo viaggio a piedi è iniziato nel 2021 da Marsala a Palermo. Di quella esperienza ne fece un libro dal titolo Essere Mille, sulle orme di Garibaldi e dei suoi mille, fino alla stretta di mano con l'allora re d'Italia Vittorio Emanuele II. Un'impresa del genere non poteva certo essere lasciata incompiuta. Per questo il 58enne romano, architetto, amante dei luoghi e della storia che li permea, si è rimesso in marcia. La storia di Garibaldi che mi ha catturato, è stata lei che ha catturato me, perché è una storia così importante per tutti che guardando la mappa della Sicilia non ho potuto che pensare a questo. In sé per sé il cammino non è particolarmente pericoloso, ogni tanto qualche cane randagio, sì, quello può essere pericoloso, le persone invece sono sempre eccezionali, sempre. Le strade invece come sono? Le strade sono così così, ogni tanto sono delle meravigliose strade di campagna, ogni tanto delle stradine dove ci sei solo tu, ogni tanto delle stradacce, un sacco di camion, ma quelle bisogna cercare di evitarle e stare molto attenti. A proposito, lo storico incontro tra l'eroe dei due mondi e il re, a suggello dell'Unità d'Italia, secondo una sempre più accreditata storiografia, evidentemente assecondata da Cascavilla, avvenne nel Molise, esattamente al Molino Le Pentime di Sesto Campano, il 25 ottobre del 1860. A Teano, i due si ritrovarono solo il giorno dopo. Proprio al mulino ormai abbandonato, stamane Cascavilla ha concluso la sua lunga camminata. E d'altra parte, chi più di lui può affermare che la storia è un viaggio?